che è un'associazione che crede molto nelle nuove tecnologie e che si sviluppa i suoi progetti per i giovani. Allora, in che modo questo convegno organizzato dalla sua associazione potrebbe incidere nel futuro della comunità sanseverinese? Questo, siamo ancora una volta a trattare argomenti che costituiscono un'azione verso il futuro. E sono temi su cui intanto c'è questa società che hanno creato questi tre ragazzi, la 3D Bell, è una società che opera nel campo delle stampanti 3D e che sicuramente farà delle cose belle. Ora ci raccontano le loro esperienze, ci raccontano quello che hanno fatto e costituiscono un sicuro esempio per i giovani, ecco, un esempio che va verso l'innovazione, le prospettive, quello che tutti quanti dovremmo fare, ecco, l'orientamento che dobbiamo avere è quello di andare avanti appunto verso il nuovo. Quali altre iniziative dopo questa bella chiacchierata con questi ragazzi che hanno avuto l'idea di fare la startup per produrre da stampanti 3D? La prossima, che fra l'altro era prevista per oggi ma c'è stato un motivo per cui abbiamo cambiato il programma, la prossima è quella della comunicazione. Ecco, ci sarà un membro del nostro gruppo. Il nostro gruppo, ricordo, si chiama General Management Opportunities Through Culture Improvement, cioè General Management Opportunità mediante la cultura del miglioramento. Ecco, un altro Emilio Esposito, il professor Emilio Esposito, terrà a gennaio un seminario sulla comunicazione, è un esperto del ramo. Poi abbiamo altri temi, controllo di gestione, e altre questioni che siamo, abbiamo comunità mediante la cultura del miglioramento. Ecco, un altro Emilio Esposito, il professor Emilio Esposito, terrà a gennaio un seminario sulla comunicazione, è un esperto del ramo. Poi abbiamo altri temi, controllo di gestione, e altre questioni che siamo, abbiamo contatti con un professore dell'Università di Salerno che si occupa di fisica avanzata, di fisica in meccanica quantistica, insomma abbiamo temi su cui vogliamo chiamare a ragionare i giovani. Alfonso Andri di 3D Bell, qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie? Il rapporto con le nuove tecnologie, bisogna dire, volevo ringraziare prima di tutto l'associazione, il gruppo General Management che ci ha dato l'occasione, l'opportunità di dare visibilità a queste nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie sono la parte avanzata di vecchie tecnologie che venivano utilizzate già 40 anni fa. Parliamo di nuove tecnologie per quanto riguarda la stampa 3D. Queste tecnologie oggi possono offrire in modo diversificato tantissimi sbocchi lavorativi. Abbiamo avuto la possibilità di proporre queste tecnologie in questo centro e speriamo che possano essere colte e messe in atto le opportunità che possono offrire. Voi avete avuto con i suoi colleghi anche delle persone appartenenti a un target piuttosto elevato di età? Sì, stranamente ci aspettavamo l'interessamento più da un pubblico giovanile, ma ben contenti si sono avvicinati persone di diverse tipologie, persone adulte, ragazzi. Insomma, questa tecnologia sta affascinando non solo i giovani ma anche gli adulti. Perché 3D Bell? 3D Bell è un nome scelto così. Bell rappresenta, tradotto in italiano, è campana, è un po' per raccogliere un po' tutti sotto questa campana e insieme condividere questa tecnologia. Che rapporto secondo lei esiste tra innovazione tecnologica, dunque futuro, e mestieri tradizionali?
Come dicevo prima, questa nuova tecnologia, un po' come tutte le nuove tecnologie, offrono sbocchi di lavoro, opportunità sia nel campo artigianale tradizionale che in quello professionale. Questa nuova tecnologia è uno strumento, non sostituisce i vecchi mestieri, ma bensì valorizza, diventa un valore aggiunto per i vecchi mestieri. Mestieri che poi sono anche più reperibili, tra virgolette, all'estero, dato la fuga di cervelli? Speriamo di sì. Questi mestieri un po' abbandonati, soprattutto l'artigianato, speriamo di risollevare con questa nuova tecnologia questi mestieri un po' persi, abbandonati, mestieri come il vecchio falegname, dico vecchio perché siamo ormai sostituiti, questi mestieri vengono sostituiti dalle grandi industrie, quindi produzione di massa, ma tendiamo a personalizzare di nuovo il prodotto artigianale attraverso anche l'ausilio di questi nuovi strumenti. Quindi artigianato perché, San Severino perché? Abbiamo scelto San Severino, pensiamo che possa essere dal punto di vista logistico un anello importante che possa collegare non solo il campo dell'università, quindi i giovani, ma anche i centri vicino. Siamo vicino a Salerno, per cui un ottimo vettore con il quale possiamo essere più visibili. Dunque siamo a San Severino con il gruppo Management, General Management for Opportunity e con Alfonso D'Andria. Volevo solo chiarire che l'ingegnere Corrado Cavaliere non è gestionale in quanto è un indirizzo che è uscito da poco, però si occupa di questa branca del sapere dello scibile umano. L'ingegnere ci ha dato un grosso apporto organizzativo per questo evento, di cui noi ringraziamo vivamente, colgo l'occasione per ringraziarlo. Ciò ci permetterà di diffondere sempre di più questa tecnologia, soprattutto, ahimè, lo dico tra virgolette, qui al sud queste tecnologie prenderanno piede pian piano, ma grazie all'aiuto di persone come l'ingegnere o altre associazioni che saranno disponibili a darci tempo e spazio per diffondere questa tecnologia, ciò avrà un riscontro positivo non solo nel campo lavorativo ma anche come aspetto sociale. Il responsabile della 3D Bell, come è nata l'idea di istituire questo negozio, questa nuova start-up a San Severino? Beh, l'innovazione è sempre stata una cosa che ha caratterizzato sia me che le persone con cui collaboro. E l'idea, insomma, di poter portare una cosa avveniristica come la stampa 3D, le stampanti 3D in un posto secondo me cruciale come il mercato San Severino mi piaceva, perché al di là, insomma, della vicinanza con l'università, il mercato San Severino è comunque un paese culturalmente avanzato rispetto al circondario. Noi abbiamo provato anche altre location come Salerno, Cava, tuttavia non abbiamo ritenuto opportuno spostarci in località così grandi per evitare, insomma, di disperdere quello che poteva essere il messaggio che volevamo comunicare, che era quello lì, che una tecnologia così avveniristica, così che sembra il futuro, insomma, fosse disponibile adesso, già qui. Quindi una scommessa futuribile, vinta o persa in partenza? Beh, direi che è presto per poter fare una valutazione, come tutte le cose che funzionano e come tutte le cose che non funzionano uno all'inizio ci prova. In questo momento noi ci stiamo provando, ci stiamo mettendo tutto il nostro entusiasmo, ci stiamo mettendo tutta la nostra passione, ci stiamo mettendo tutte le nostre competenze e speriamo di aver avuto ragione alla fine. Quali in sintesi gli obiettivi e soprattutto i servizi che offre 3D Bell?
Gli obiettivi sono vari e sono fondamentalmente la diffusione della conoscenza e dell'innovazione. A noi sta molto a cuore che le persone abbiano consapevolezza del fatto che queste tecnologie sono veramente alla portata di tutti. I servizi che noi offriamo sono fondamentalmente servizi di stampa 3D per aziende e per privati. La stampa 3D, insomma, quasi tutti adesso sanno che cos'è perché se ne fa un gran parlare. Fondamentalmente una persona, un'azienda viene con un prototipo da realizzare piuttosto che con un'immagine da voler riprodurre oppure vuole farsi una propria statua. Noi siamo in grado di scannerizzare la persona, di disegnare con programmi tecnici il prototipo che un'azienda vuole produrre e riusciamo a stamparlo e realizzare l'oggetto in 3D pronto per essere utilizzato, pronto per essere analizzato dall'azienda o esposto dove deve essere esposto. Quanto tempo ci vuole e i costi? Il tempo di una stampa 3D varia, cioè un po' questa è la risposta più vaga, però è vero, dipende, più grande è l'oggetto più tempo ci vuole per poter realizzare l'oggetto. Diciamo un po' che un oggetto di dimensioni medie, che dovrei avere qui, no, non ce l'ho qui, un oggetto di dimensioni medie ci mette attorno ai 40 minuti per poter essere prodotto e il costo è molto meno di quello che si pensa perché varia a seconda delle dimensioni ed ha un costo che oscilla tra i 50 e i 70 centesimi per centimetro cubo. Grazie. Carmine Scala, qual è stato il suo percorso di studi e come ha incontrato, diciamo, la necessità di produrre oggetti da stampanti 3D? Allora, il mio percorso di studio l'ho fatto qui all'Università di Salerno come ingegnere meccanico e già durante la triennale avevo anche un po' questa necessità di vedere realizzato quello che erano i miei progetti o le mie idee e mi sono avvicinato alla stampa 3D perché mi avrebbe permesso di generare oggetti senza aver bisogno alle spalle una grossa azienda con grossi macchinari, ma semplicemente con una stampante e un computer riuscivo a creare qualche oggetto da un piccolo vaso o un piccolo ricambio per qualche elettrodomestico, quindi diciamo tutto quello che riuscivo a disegnare da computer. E questa è stata un po' la spinta che mi ha portato a questo mondo, è un mondo in continua evoluzione che ogni giorno ci sorprende con nuove tecniche e tecnologie. Quindi mentre una volta era fantascienza, adesso come possono le nuove generazioni usufruire di tali conoscenze innovative nel campo della tecnologia? Questa tecnologia permetterà nel futuro di abbattere quelle che sono anche le barriere all'ingresso nel settore delle tecnologie, in quanto ci sono nate delle piattaforme in cui io ho un file, lo condivido con la rete e un'altra persona da un'altra parte del mondo può tranquillamente prendere questo file e poterlo stampare a casa proprio per poterlo utilizzare. Quindi sì, fantascienza, ma una, per fortuna, fantascienza reale che la si può toccare con mano e che noi speriamo possa entrare al più presto nelle case di tutti, come una stampante oggi abbiamo tutti quanti in casa. Magari ci sono anche delle implicazioni mediche oppure per i disabili? Sì, è un lato che oggi non abbiamo voluto trattare in quanto però è fondamentale, diciamo, quest'ambito, perché ci sono dei casi, soprattutto in America, di persone che non avevano la possibilità di usufruire di protesi sovvenzionate e il padre ha costruito le protesi alle braccia della piccolina perché aveva una malattia debilitante o la possibilità di crearsi degli arti, addirittura uno sviluppo di arti capaci di muoversi interfacciandosi con quelli che sono i nervi e quindi diciamo tutto il sistema nervoso centrale. Quindi dal punto di vista medico ci aspettiamo grandi cose. Quanto conta l'entusiasmo e il formarsi all'estero per i ragazzi di questa generazione e di altre?
conta tanto, conta soprattutto, come mi è sempre stato detto, ma come ormai l'importante è innanzitutto la lingua, l'inglese, perché tutte queste tecnologie vengono ormai dall'Europa e da oltremanica, e soprattutto diciamo dall'America, è lì che sono state idealizzate e fondate le più grosse aziende, ed è quindi lì che bisogna andare se si vuole approfondire e dare un contributo alla crescita. Pur c'è da sottolineare che in Italia c'è una corrente fortemente crescente che sta cercando appunto di importare questa cultura dall'America, fondando in Italia laboratori, negozi, fab lab, tanti termini che ora si iniziano a sentire, ovvero luoghi di condivisione del lavoro e di condivisione anche di queste macchine. I terroristi non possono utilizzare queste nuove tecnologie, la stampante 3D, per loro scopi, diciamo, di guerriglia, di lotta verso il sistema? Purtroppo, come ogni sistema, può essere utilizzato in un modo benevolo o malevolo. Il poliziotto usa la pistola per proteggerci, il terrorista usa la pistola eventualmente per ucciderci. La stampante, ci sono stati casi anche tra legali di persone che hanno stampato delle armi in 3D, ed è questo, diciamo, un po' una linea di confine, in quanto non vogliamo nemmeno divulgarla, perché ripudiamo quello che è appunto l'uso di queste macchine dal punto di vista malevolo. Sono belle macchine, una bella tecnologia, usiamola per migliorare il mondo, non invece per peggiorarlo.